Gentile collega, ci troviamo a commentare un quadro abbastanza frequente che si osserva, che è la cosiddetta variante di Dandy Walker. Noi che cosa dobbiamo dire quando osserviamo un cervelletto che ha una regolare biometria, che ha una regolare morfologia e che ci siano le tre strutture, i due emisferi ed il verme? Quando noi vediamo che il verme c'è, e poi posteriormente vediamo questo tunnel, dobbiamo considerarlo un'immagine di sospetto che richiede una maggiore attenzione, ma non è assolutamente un segno certo di anomalia. Voi vedete qui il tunnel, ma come ci portiamo più anteriormente, voi vedete che esiste il verme. Allora, la presenza del verme ci dice che la struttura, una delle strutture principali dedicate all'equilibrio, esiste. Dobbiamo tenere presente che il verme si inizia a formare in una certa epoca di gestazione, ma non è che sempre a 20 settimane è ben formato, potrebbe essere anche un fenomeno più tardivo. L'osservazione di questo tunnel richiede soltanto un attento studio di tutta l'anatomia in cui va osservata la morfologia della testa. Va osservato la biometria della testa, va osservato come in questo caso che l'atrio, il trigono sia regolare, va osservato che ci sia il cavo del setto pellucido, lo vedremo tra poco, va osservato che ci sia una regolare insula, va osservato uno studio attento di tutta l'anatomia. Certo, andrà eseguito uno studio del cariotipo. Certo, potremmo richiedere eventualmente lo studio della risonanza magnetica per studiare il cervelletto, ma grandi vantaggi non ci darà, perché quello che vediamo con l'ecografia sarà probabilmente quello che si vedrà con la risonanza magnetica. Abbiamo detto la biometria che va eseguita e che risulta perfettamente regolare. E quindi dobbiamo considerare che nel dubbio non possiamo considerarlo una Dandy Walker, sarà un feto che andrà studiato attentamente, andrà monitorato con molta attenzione, andranno eseguite le cose che vi abbiamo detto, ma fino a prova contraria va considerato in termini ottimistici. Perfetto appare il torace, perfetto appare lo studio del cuore, perfetto appare la colonna vertebrale, perfetti saranno tutti gli organi. Troveremo un piccolo problemino in questo feto e sarà la presenza di un'arteria ombelicale singola, ma sono due banali problemini che richiederanno senza dubbio un attento studio genetico, una consulenza genetica, un cariotipo, un'ecocardiografia, un controllo ravvicinato, ma che assolutamente non possiamo considerare come un feto malformato. Ecco qui che andiamo a vedere e vediamo soltanto la presenza di una singola arteria ombelicale. Per maggiore sicurezza ci metteremo anche ad osservarla in trasversale, vedremo che ci stanno soltanto un'arteria e una vena. Faremo un'ulteriore verifica mettendo il colore lungo il cordone ombelicale e vedremo che c'è un'arteria ombelicale singola. Grazie dell'attenzione.